La Vigor Senigallia raddrizza nel secondo tempo la sfida del Bianchelli contro l'Avezzano, che aveva chiuso la prima frazione in vantaggio di due reti. Un 2-2 ottenuto con grande grinta e convinzione dai ragazzi di Clementi di fronte a una formazione abruzzese che ha dimostrato di non trovarsi per caso nelle zone alte della classifica. Il tecnico rossoblu conferma la fiducia a Roberto tra i pali e in difesa ripropone Marini al fianco di Magi Galluzzi. Al fischio d'inizio di Selvatici di Rovigo, i padroni di casa si mostrano subito intenzionati a riscattare la sconfitta di 7 giorni fa a Fossombrone, prendendo immediatamente in mano le redini del gioco. I marzicani attendono compatti e provano a pungere di rimessa con la Vigor, che all'11° costruisce la prima occasione con Scheffer che scappa sulla sinistra e poi serve all'indietro per la corrente Baldini, che in coordinazione precaria calcia abbondantemente sopra la traversa. L'Avezzano non resta a guardare al quarto d'ora. Sugli sviluppi di un corner passa in vantaggio Filippini. Dalla bandierina di sinistra pesca in area la testa di Roberti, bravo a saltare più in alto di tutti per l'incornare vincente che vale lo 0-1. La Vigor reagisce subito riportandosi in avanti, ma i neroverdi difendono con attenzione, concedendo solo qualche mischia nei propri 16 metri fino a qualche istante prima della mezz'ora, quando Keriota sguscia via nei pressi della linea di fondo per poi liberare il sinistro che esalta i riflessi di Cultrario, bravo ad alzare in angolo. La Vigor resta in avanti al 44esimo, la palla dell'1-1 capita a Pesaresi, che ben servito a Ballello in area sciupa calciando addosso a Cultrario. Prima di tornare negli spogliatoi per l'intervallo è invece la formazione abruzzese a trovare il gol del raddoppio. Senesi fugge sulla sinistra e dal fondo mette all'indietro per Verna, bravo ad infilare l'angolino alto per il 2-0 con cui si va a riposo. Rientro in campo dagli spogliatoi, la Vigor si lancia subito in avanti e va vicina ad accorciare le distanze già al primo giro di lancette, con un'azione manovrata che porta Scheffer al cross teso da destra. Mancini arriva con un attimo di ritardo al tapin e l'azione sfuma. L'Avezzano soffre la spinta rossoblu ma riesce a rischiare poco, tornando a farsi minaccioso al 18esimo con Marzullo, che ha sui piedi il pallone del 3-0 ma da buona posizione non inquadra la porta. Sul ribaltamento di fronte la Vigor accorcia le distanze grazie al proprio capitano Pesaresi, che si fa perdonare l'errore allo scadere della prima frazione anticipando l'uscita di Cultrario su un pallone vagante in aria per firmare il 2-1 che rimette i padroni di casa in carreggiata. Il gol infatti ha il potere di dare ancora maggior vigore alla spinta rossoblu, che un minuto più tardi con Keriota impegna Cultrario con una bella conclusione da fuori. L'Avezzano prova ad approfittare degli spazi lasciati alla formazione di casa, che resta in avanti per arrivare al pareggio, ma superata la mezz'ora è Roberti a sprecare il pallone del KO calciando centralmente, ottima posizione, e poco dopo arriva il pareggio della Vigor. È il 32esimo che Riota su punizione da destra manda in area, Cultrario non è perfetto nell'uscita e Scheffer ne approfitta per correggere in rete la traiettoria della palla siglando il 2-2. Anziché accontentarsi, le due squadre cercano entrambe di fare bottino pieno in un finale con tanti ribaltamenti di fronte che regalano emozioni al pubblico del Bianchelli, ma nessuna delle due riesce a trovare la stoccata decisiva per un 2-2 che al triplice fischio finale appare tutto sommato giusto per quanto visto in campo. Mister Clementi, un Avezzano riagguantato con personalità e determinazione. Sì, credo che abbiamo assistito a una gran bella partita. Mi sento di dire che abbiamo giustamente riagguantato un risultato di 0-2 che non ci meritavamo assolutamente. Siamo usciti dal campo tra il primo e il secondo tempo sotto 2-0 senza capire benissimo perché. Ovvio, di fronte, e lo avete visto tutti, avevamo una squadra di una qualità altissima e che se punta a vincere il campionato ed è comunque in cima non ci sta a caso. Interpreti in campo e anche i cambi sono sempre comunque difficili da affrontare, quindi anche proprio per questo motivo, per la difficoltà dell'incontro che avevamo e per quanto è diventato difficile una volta andati sotto 2-0, ripeto, giocando comunque un buon calcio, perché a me la Vigor di oggi anche nel primo tempo è piaciuta molto, e abbiamo fatto un secondo tempo credo strepitoso, sotto tanti punti di vista, mentalità, voglia di recuperare il risultato, corsa tantissima, organizzazione, abbiamo giocato da squadra veramente, secondo me da squadra forte. Sapete, non è che lodo sempre le nostre prestazioni, però oggi a me la Vigor è piaciuta tanto tanto. Il risultato del campo va accettato e quindi il punto secondo me è un punto importante contro una squadra importante, è normale per come è venuto. Abbiamo un po' di rammarico perché sul 2-0 e soprattutto sul 2-1 abbiamo avuto la possibilità di fare il 3-1 con Marzullo e con Roberti e non l'abbiamo sfruttato.
Però ribadisco, alla fine il risultato è questo, se va accettato, e il rammarico cresce dopo quando siamo entrati negli spogliatoi. Abbiamo visto che il Campobasso ha vinto con la San Benedettese, quindi c'era la possibilità di accorciare in avanti. Però rimane la buona prestazione dei calciatori che hanno fatto, secondo me hanno fatto una partita importante con una squadra molto forte.